Ritrovati ad una nuova edizione del Prima TG della Sera. Rafforzare le misure per le zone gialle con l'obiettivo di ridurre i contatti tra le persone. Zone rosse locali con misure più stringenti e severe sul modello Codogno, chiusure nei fine settimana, come già fatto durante le vacanze di Natale. Sono alcune delle indicazioni che gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico hanno dato al Governo alla luce dell'aumento costante dei contagi Covid in tutta Italia. Gli esperti avrebbero anche segnalato la necessità di ridurre l'incidenza per ristabilire il contact tracing. Per gli esperti inoltre c'è la necessità di potenziare il sequenziamento del virus per individuare prima possibile le pericolose varianti. Se chiedete la mia posizione sul lockdown nazionale, penso che adesso non serva qualcosa di generalizzato. Vanno guardati i dati di settimana in settimana. Sicuramente un rafforzamento di alcune misure è necessario. Nel frattempo la vaccinazione va avanti, dichiara il sottosegretario alla salute. Non sono favorevole a un lockdown generalizzato, ma a misure chirurgiche più o meno ampie a seconda delle aree. Aspetterei che si pronunci il CTS. Un rafforzamento in alcune aree mirate del paese vi è già stato con le nuove regioni che hanno subito cambiato colore. Passiamo proprio al bollettino quotidiano di contagi Covid in Italia. Secondo il nuovo report del Ministero della Salute sono stati registrati 22.409 nuovi casi su 361.040 tamponi effettuati. Sono questi i numeri delle ultime 24 ore appunto in Italia. I decessi sono 332. In totale sono stati effettuati quindi 361.040 tamponi molecolari antigenici per il Covid nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati invece 345.336. Il tasso di positività odierno è del 6,2%, ieri del 5,7%, quindi oggi in aumento dello 0,5%. Boom ancora di contagi Covid in Campania con 3.034 positivi, di cui 311 casi identificati da test antigenici rapidi su 25.867 tamponi effettuati, 325 in più rispetto a ieri con 2.276 tamponi in più processati. In percentuale significa che è positivo l'11,73% dei test, poco più di ieri quando l'indice di contagio era all'11,48. Di tutti questi nuovi contagiati, 2.111 sono asintomatici e 612 invece presentano sintomi, in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi. Sono invece 1.814 guariti e 26 deceduti nelle ultime 48 ore. Per quanto riguarda l'importante report, i posti letto su base regionale tra offerta Covid pubblica e privata, 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, gli occupati sono 143, mentre dei 3.160 posti di degenza ordinaria disponibili, 1.471 sono quelli occupati. L'azienda farmaceutica italo-svizzera ADN Pharma e BioNTech ha firmato un accordo con il Russian Direct Investment Fund che tratta la distribuzione dello Sputnik all'estero per produrre il vaccino anche in Italia, presso gli stabilimenti di Caponago a Monza. E si tratta di una prima assoluta in Europa, tanto che a Bruxelles hanno mal digerito questa svolta. Ad annunciare l'accordo con una nota è stata la Camera di Commercio italo-russa, che dichiara di aver promosso incontri tra imprese italiane ed europee con le controparti russe per arrivare all'agognato risultato. Si tratta di un accordo storico che mostra lo stato di salute dei rapporti tra i due paesi e sottolinea come le imprese italiane sappiano vedere oltre le polemiche politiche, ha commentato il presidente Vincenzo Trani. Intanto la Campania risulta essere tra le prime regioni d'Italia per la percentuale di somministrazioni di vaccini Covid, circa l'89% rispetto a quelle consegnate. A questo dato si aggiunge anche la sigla di un accordo tra Regione Campania e sindacati di categoria, tra i quali SNAMI, SMI e Intesa Sindacale, per l'inserimento dei medici di medicina generale nel meccanismo delle vaccinazioni anti-Covid, un'adesione che resta però volontaria.
Fanno discutere gli effetti collaterali che, stando al report AIFA, la frequenza cumulativa di segnalazioni non è differente tra prima e seconda dose per i vaccini Pfizer e Moderna, mentre per il vaccino AstraZeneca non vi sono ancora iniezioni di seconde dosi previste invece dopo 12 settimane. Le segnalazioni gravi, dunque, al netto delle valutazioni, corrispondono al 6,1% del totale, con un tasso di 44 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino e dalla dose somministrata. Passiamo anche alla cronaca regionale. Col chiaro intento di umiliarla, ha tappezzato le strade del paese con manifesti che riproducevano foto della sua ex. Per questo episodio un 17enne residente in provincia di Salerno è stato collocato subito in comunità. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia Postale e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Salerno, Patrizia Imperato. L'episodio di revenge porn contestato al minore si è verificato alcuni giorni fa in un piccolo centro del Salernitano. Il giovane, con l'intento di umiliare la ex fidanzata appena tredicenne, ha tappezzato le strade del paese in cui la minore risiede con manifesti riproducenti immagini intime della ragazza. A seguito, inoltre, di perquisizione domiciliare informatica operata presso l'abitazione del 17enne, gli agenti della sezione di Salerno, del compartimento di polizia postale e delle comunicazioni della Campania hanno sequestrato anche altro materiale pedopornografico. 3,5 chilometri di un canale secondario del Regilagna da Cerra, dove erano accumulati rifiuti di diverso tipo, anche pericolosi, sono stati sequestrati dai carabinieri nel quadro dei controlli dell'area della cosiddetta Terra dei Fuochi. I rifiuti comprendevano, oltre a materiale elettronico, scarti di produzione agricola, pneumatici e parti di auto. Durante le operazioni, i militari hanno bloccato e denunciato un 34enne che, alla guida di un furgone, stava entrando nell'area industriale di Acerra e trasportava scarti in ferro senza la prevista autorizzazione. Il mezzo è stato così sequestrato. Ancora a Casalnuovo, i carabinieri hanno sequestrato un terreno in via Bolla. Nell'area di circa 1000 metri quadri erano stati accantonati nel tempo vari rifiuti speciali non pericolosi. Il proprietario del terreno, un 47enne del luogo, è stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti. Ultima, ma non in ordine di importanza, ancora un'operazione interforza a Caivano, dove sono stati controllati attività imprenditoriali e commerciali, 8 persone identificate, di cui 3 denunciate, un'area sequestrata di 20.000 metri quadri e sequestrati inoltre 18.000 metri cubi di rifiuti speciali, questa volta pericolosi. Nel frattempo un camion che stava trasportando dei rifiuti destinati all'impianto, quando ha visto gli agenti, ha invertito il senso di marcia, tentando così la fuga. È stato prontamente raggiunto dagli agenti ed è stato scoperto che trasportasse dei rifiuti illecitamente che non potevano essere conferiti. Sui canali istituzionali dell'AS di Caserta è stato pubblicato il nuovo bollettino di aggiornamento pandemico anche in terra di lavoro. Continua l'ascesa dei contagiati sul territorio anche nella giornata di oggi, con 382 nuovi positivi a fronte di 2.874 tamponi elaborati, per un tasso di incidenza che scende fino al 13,2%. I deceduti sono stati 686 invece guariti. Nel saldo complessivo si evidenzia un aumento dei contagiati di 190 persone. Caserta scavalca quota 500 e fa registrare 512 contagiati, seguita da Maddaloni con 396 e Aversa con 301. La situazione Covid nel comune di Cese è nuovamente in ascesa e il sindaco Enzo Guida ha deciso di intervenire con un nuovo provvedimento che prevede inoltre il fermo divieto di assembramenti e la chiusura di parchi e ludoteche. Proprio sul punto sentiamo il primo cittadino. Nell'elenco degli attuali positivi ci sono bambini che hanno meno di un anno, bambini dell'età di 2 anni, ragazzi di 10, 11, 12 anni. Un sindaco ha il compito di adottare provvedimenti che vanno nell'interesse generale. Dispiace che ci sono delle famiglie che avranno delle difficoltà, ma credo che le difficoltà adesso sono abbastanza generali, nel senso che abbiamo tutte le scuole chiuse, nel senso che stanno effettuando la didattica
a distanza, quindi non c'è didattica in presenza, per cui nonostante la sospensione delle attività didattiche in presenza, noi stiamo registrando quello che è un aumento del numero dei positivi in questa fascia d'età. Ripeto, tutto questo che cosa determina? Determina che i bambini diventano poi portatori del virus nelle famiglie e ci ritroviamo intere famiglie contagiate, compresi anche i nonni. Abbiamo il dovere di intervenire, abbiamo il dovere di leggere quelli che sono i dati che ci giungono dalle fonti ufficiali, abbiamo il dovere di intervenire. A Santa Maria Capua Vetere il sindaco Antonio Mirra ha parlato dei lavori alla condotta idrica della casa circondariale, raccomandando ai cittadini di restare in casa il più possibile. Ascoltiamolo. Oggi il nostro ufficio tecnico ha sottoscritto la convenzione con la ditta aggiudicataria dei lavori e con la direzione dei lavori per la partenza di un'opera di straordinaria importanza per la casa circondariale di questa città, e cioè la condotta idrica che raggiungerà la parte finale della città nella zona del rione Sant'Andrea fino alla casa circondariale. È una opera, ripeto, di straordinaria importanza, attesa da tempo, il tempo di organizzare diciamo i mezzi e il cantiere, e nella prima settimana di aprile partiranno questi lavori, il cui completamento comporterà che finalmente tutte le problematiche che ha avuto in questi anni, ma già dal momento in cui è stata costruita la nuova casa circondariale rispetto all'approvvigionamento di acqua, possano finalmente essere superate e migliorare le condizioni di chi vive già uno stato di detenzione, non deve essere certamente aggravato da una situazione così che crea certamente grossi problemi. Le mie raccomandazioni finali sono le solite: di fare grande attenzione, è un periodo in cui è fondamentale ancora il massimo rispetto, uscire di casa soltanto se necessario, se ci sono quei motivi che abbiamo detto, motivi di salute, spero per le vaccinazioni che possono velocizzarsi sempre di più, o altri motivi di salute naturalmente, motivi di necessità o motivi di lavoro. Oltre queste motivazioni si deve assolutamente in questa fase di evitare di uscire di casa. Danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio sono i reati che verranno contestati agli autori del raid vandalico contro un'ambulanza del servizio 118 a Caserta. I responsabili della sassaiola contro un'ambulanza hanno così le ore contate. Mentre infatti scappavano dopo il raid, hanno perso un cellulare. Da quel telefonino gli agenti della squadra volanti, diretti dal vicequestore Luigi Ricciardi, potrebbero arrivare a stretto giro a identificare i responsabili del lancio di pietre arance contro l'ambulanza in transito in Viale delle Industrie, raid avvenuto lunedì pomeriggio. Erano da poco passate le 17.30 e la centrale del 118 aveva richiesto un intervento da codice giallo in località San Leucio per un soggetto con problemi Covid e cardiocircolatori. L'ambulanza è partita e per evitare il traffico della città ha imboccato la variante ANAS, arteria situata quasi a ridosso della stessa postazione del 118 all'ex area Saint-Gobain, che collega tutta la città di Caserta. Poco dopo la pompa di benzina, però, ecco che l'ambulanza è stata colpita da pietre arance. L'autista, colto di sorpresa, ha perso il controllo del veicolo e il mezzo è finito contro il guardarail. A lanciare le grosse pietre e le arance, almeno due ragazzi che si erano nascosti tra gli alberi della strada. Dopo l'incidente, i due si sono dati alla fuga, correndo lungo la strada di campagna. Inutile il tentativo dell'equipaggio dell'ambulanza di inseguire i due soggetti. Lungo la strada, infatti, vi è un passaggio a livello che in quel momento aveva le sbarre abbassate, rendendo di fatto impossibile per l'ambulanza proseguire.
Nel finale del nostro TG parliamo anche di sport e iniziamo dalla Serie A. Il prossimo impegno per il Napoli arriverà soltanto nel fine settimana a San Siro contro il Milan domenica sera alle 20:45. Proprio in vista della sfida contro i rossoneri, buone notizie da Lozano che sta bene e potrebbe tornare almeno tra i convocati già per la gara di domenica. Il messicano ha fatto grossi progressi negli ultimi giorni dimostrando di voler tornare il prima possibile. Il Napoli però non ha intenzione di anticipare i tempi, c'è fiducia ma allo stesso tempo prudenza. Saranno infatti decisive le prossime ore. Infine capitolo Gulam, il calciatore si è sottoposto all'intervento di ricostruzione al legamento crociato del ginocchio e ha ringraziato tutta l'equipe medica. Centinaia, migliaia di messaggi e le telefonate ricevute dall'algerino, amici, tifosi, compagni di squadra, allenatori, dirigenti e anche il presidente De Laurentiis. Un presidente che ha già mostrato tanta umanità in casi del genere in passato. Dopo lo stesso infortunio gli rinnovò il contratto ed anche all'ex capitano Gianluca Grava. Il contratto di Gulam invece attualmente è in scadenza nel 2022. A salutare l'algerino al Villa Stuart è passato anche l'ex azzurro Pepe Reina, un bel gesto tra vecchi compagni di squadra. Restiamo in Serie A e parliamo anche del Benevento, impegnato sabato pomeriggio nella complessa gara interna contro la Fiorentina. In casa viola ancora in dubbio Castrovilli, che ai microfoni del club ha sottolineato la voglia di tornare quanto prima disponibile. Sto meglio, dichiara, oggi ho svolto un lavoro differenziato e spero di esserci a Benevento. Intervistato anche il suo compagno di squadra, Jack Bonaventura. Mi sto allenando regolarmente, sono stato fermo poco, quindi non ho perso la condizione. Quella di Benevento è una trasferta difficile, ci tengo a lavorare e a stare con la squadra. Nei momenti complicati bisogna darci dentro duramente in modo da tirare fuori il meglio per conquistare risultati positivi e punti importanti. Il Benevento, Inzaghi già ai tempi del Milan mi fece una bellissima impressione. Tra i gelorossi c'è la Padula, che è un altro mio vecchio compagno di squadra. È un attaccante pericoloso, dovremmo stare attenti e cercare di difendere bene. Era questa la nostra ultima notizia, vi do appuntamento con l'informazione di Teleprima domani mattina ora 6:55 con la nostra rassegna stampa live, ma soprattutto vi auguro un'ottima serata. Alla prossima!